Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, oggi giovedì 27 ottobre, giornata segnata dal sisma di ieri sera. Vediamo in apertura quali sono gli aggiornamenti dalle 19 di ieri sera, quindi come detto alle 5:23 di questa mattina sono state oltre 60 le scosse registrate tra Marche e Umbria dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dopo il sisma del 24 agosto che ha cancellato Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto, dalle 19:10 di ieri una nuova scossa di magnitudo 5.4 ha colpito la stessa area, ma è stata solo la prima perché per tutta la notte si sono susseguite repliche. La più forte di magnitudo 5.9 alle 21:18, un'altra ancora alle 23:42 di magnitudo 4.6 fino ad arrivare all'alba di oggi con la terra che continua incessantemente a tremare. Ed ancora vediamo nella città di Fabriano, in Ancona e nelle frazioni vicine, almeno una decina di persone sarebbero rimaste ferite nel corso della serata a causa degli effetti delle ultime scosse di terremoto. Secondo fonti locali sarebbe crollata la palazzina che ospita il liceo classico cittadino, mentre molti altri edifici scolastici sarebbero stati fortemente danneggiati. Intanto prosegue, come detto anche prima, lo sciame sismico, quindi anche lì con movimenti avvertiti in tutto il territorio delle Marche. Nonostante la pioggia e il freddo, migliaia di persone da Ascoli a Macerata si sono riversate in strada. La situazione è drammatica, dice Mauro Riccioni, il sindaco di Gagliole, piccolo comune vicino a Camerino. Ogni aiuto può essere utile ad affrontare la nuova emergenza, ha detto. Ed ora vediamo, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani regionali. Dal centro in apertura le quattro edizioni, due forti scosse, torna la paura, l'epicentro nel maceratese, si fa la conta dei danni ma tutto l'Abruzzo trema. E poi la fotonotizia in centro pagina, ancora scuole chiuse in tutta la provincia. Vediamo nelle cronache invece grandi opere, corruzione, un arresto anche a Pescara, ospedale invece poi ortopedia, malati in lista d'attesa con le ossa rotte. Nel taglio basso invece una notizia relativa alla partita di ieri del Pescara: il Pescara battuto e fischiato, questo il titolo. Le altre prime pagine, quindi l'edizione dedicata alla provincia di Chieti, vediamo in apertura come la pagina dedicata a Pescara, quindi due forti scosse, torna alla paura, in centropagina la stessa fotonotizia. E poi le scuole chiuse anche a Chieti e provincia, scattano le verifiche, anche l'università oggi interrompe le lezioni. Nelle cronache invece l'inchiesta nazionale grandi opere, corruzione, arrestato tecnico ortonese. E Casalinco Contrada, cane randagio aggredisce al volto una bimba di 9 anni. Nel taglio basso la tragedia, un operaio ucciso da un'auto, la tragedia in Val di Foro, 50enne travolto in strada. La vittima lancianese stava scaricando il trattore da un tir. Vediamo l'edizione dedicata alla provincia di Teramo, stessa apertura, poi il sottotitolo, l'epicentro di Maceratese, si fa la conta dei danni ma tutto l'Abruzzo trema, come vediamo nella fotonotizia, ore 19:10 prima scossa, magnitudo 5.4 e poi alle 21:18 la seconda di magnitudo 5.9. Scuole chiuse in tutta la provincia, anche l'università dice stop alle lezioni, come visto, tanta gente in strada nel teramano. Nelle cronache torna grandi opere anche sull'edizione dedicata alla provincia di Teramo e poi comune di Teramo, Chiarini, oggi l'ultima parola sulle dimissioni da assessore. Atri nel taglio basso, a Stolfi ci affossano l'ospedale, proteste per il declassamento del reparto di pediatria. Teramano nei guai, ancora droga tenuta nel bar e a casa arrestato. Vediamo l'edizione dedicata
All'Aquila due forti scosse, torna la paura, stessa apertura e poi ancora scuole e università chiuse, la decisione dei sindaci dopo le scosse, stamani verifiche negli edifici. Nelle cronache il saluto di Alecci, il prefetto ai giovani, aiutate la città a rinascere. E poi stalking, perseguita la ex per 2 anni e finisce davanti al giudice. Ancora tangenti, il sistema Tedeschi, il suo nome in 3 inchieste, ecco le accuse della procura, bufera nei comuni della Marsica. Risarcimento, abusi sessuali sulla badante, condannato un sacerdote. Vediamo ora la prima pagina invece del Messaggero, la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, in apertura il terremoto incubo infinito, sisma nelle Marche, le scosse fanno piombare nel panico la regione, nessun dato, sospeso il match dell'Adriatico, la Gelmini fugge da Teramo, oggi molte scuole chiuse. Poi il processo all'ex assessore De Fanis, mi chiese 4.000 euro, l'inchiesta in centropagina grandi appalti, scatta la retata degli eccellenti, ad Avezzano in cella ingegnere e figlia, gli arresti il pescarese Claudio Sergiacomo. E poi in centropagina la fotonotizia, Serie A, la partita giocata in un'atmosfera surreale, diluvio e paura, il Pescara finisce KO. Trapianti, vediamo in spalla, disponibilità di organi, regione poco generosa, l'Abruzzo registra una media dimezzata rispetto a quella nazionale e nel taglio basso invece Pescara, Fla Festival, arriva Renzi per la 14ª edizione. Andiamo alla prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo, la città, doppia scossa, scuole chiuse, torna l'incubo terremoto, gente in strada e notte in macchina nel Teramano. E poi l'incidente, la tragedia in mare, il sub disperso al largo di Roseto, quindi incidente in mare per un 28enne pescarese, cui le ricerche probabilmente riprenderanno questa mattina. E poi ancora Team, i soccorsi al TAR sono 2, intanto volano stracci in commissione garanzia. Crisi politica a Teramo, tattica Brucchi, votatemi la fiducia o mi ricandido alle elezioni. E poi economia popolare Bari, pronta a diventare, è una SPA. Lega Pro nel taglio basso, ecco perché il Teramo di Nofri rispolvera il modulo 442. Ed ora passiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali, vediamo la Repubblica in apertura, centro Italia, il terremoto infinito, altre 2 forti scosse, crolli, feriti, un morto tra Umbria e Marche, migliaia in strada, paesi distrutti, scene da apocalisse, danni anche a Roma, gli esperti, aperta nuova faglia. La vediamo la fotonotizia in apertura e poi il caso Goro e tregua per i profughi, parliamoci, e ancora l'analisi, le porte chiuse del web, l'effetto domino, quelle montagne che si muovono e tra le cronache invece 30 arresti, grandi opere, l'ultima rete della corruzione. Passiamo alla prima pagina del Messaggero, torna l'incubo nel cuore dell'Italia, scosse di terremoto di grado 5.4 e 5.9 fra Perugia e Macerata, gravi danni, panico ma un solo ferito, paura grande, paura anche a Roma, la protezione civile, i soccorsi in tutte le zone, ora avanti con la prevenzione. E poi grandi opere, l'escort come tangenti, 30 arresti come visto per gli appalti in TAP e A3, poi il fisco caccia in banca l'evasore con pignoramenti mirati nei conti. La fotonotizia che appunto fa vedere la gente in strada, evacuata la Farnesina. Vediamo ora la prima pagina del Corriere della Sera, doppio terremoto, crolli e feriti, forti scosse, epicentro nelle Marche, paura a Roma, fuga dai palazzi, il sindaco di Ussita tutto distrutto.
Vediamo anche qui la foto e poi Amatrice trema, l'incubo senza fine, l'Appennino, le faglie, cosa sta succedendo? L'inchiesta sugli appalti, 35 arresti per le grandi opere dal Corriere della Sera e poi la nuova maturità, addio ai prof esterni, solo due prove scritte e insomma cambia anche l'esame di maturità. Vediamo La Stampa in apertura, torna l'incubo terremoto sull'Italia, due forti scosse ravvicinate, l'epicentro tra Marche e Umbria, via la luce e muri crollati. La fotonotizia anche qui e poi le tangenti, retata per le grandi opere. La manovra in breve, invece è congelato l'aumento dell'IVA, ma nel 2018 può salire al 25%. E poi notizie sui migranti, profughi fantasma, in Italia sono 50.000, il sindaco Sala, Italia imiti la Germania, ha detto. Vediamo il giornale, l'ultima di Renzi, non apre quindi con il terremoto il quotidiano, il varato orribile, immigrati in cambio del sì ai conti falsi e guerra con la UE, ma se il governo fallisce pagano gli italiani con l'aumento dell'IVA. Si parla di terremoto invece in centro pagina, nuovo terremoto nel centro Italia, crolli e terrore, scappiamo tutti. Vediamo Il Tempo, il quotidiano indipendente in apertura, terremoto, dopo Amatrice il sisma concede il bis tra Marche e Umbria, così il titolo, scosse sentite in tutta Italia, crolli e feriti, il sindaco di Ussita l'apocalisse, paura a Roma, interi quartieri in strada. E la vediamo in grafica, una ferita che arriva dal maledetto agosto e non è ancora finita. Il viaggio, vediamo all'inferno, Ussita non c'è più, in giro solo fantasmi, nel paese distrutto, io tra le macerie e l'orrore di visto. E racconto il dolore, Amatrice nel caos, l'incubo nelle tende, poi il terrore in tutta la città, capitale nel panico, Farnesina evacuata, il dossier, la mappa della paura, ecco dove si rischia. Ed ora a venire, trema ancora il centro Italia, crolli, blackout e tanta paura. E poi il Fatto, la tomba d'acqua, già 3.740 migranti annegati nel Mediterraneo in 10 mesi. Passiamo al Fatto Quotidiano, in apertura il terremoto del terrore, due scosse, crolli e sfollati, distrutti diversi paesi in centro Italia, panico anche a Roma e poi i migranti, l'altro lato delle barricate, Pioltello, l'Antigonino, dove i migranti sono 90 su 100. In 100 pagine, due retate, sgominata la banda del ponte di Renzi, appalti truccati dal TAP alla Salerno-Reggio, 31 arresti, nomi eccellenti. E breve vediamo sul referendum il no di Emiliano, PD bassa ordini e minaccia ai nostri elettori e poi spot alluvione del 66, tutto fa brodo alla Leopolda, sbarcano gli angeli del sì. Libero in apertura, vediamo la retata quindi di ladri ed escort ad alta velocità, grandi opere, scandalo, abbiamo visto 30 arresti e poi in centro pagina l'italiano inventa auto elettrica da 10.000 euro dove deve farla in Cina. Passiamo al Manifesto, epicentro Italia, terremoto tra Marche e Umbria, due scosse di magnitudo 5.4 e 5.9 a distanza di due ore fanno tremare le stesse zone colpite a fine agosto, crolli nei borghi storici, interi paesi isolati, panico dal Friuli a Roma. E l'Europa, una notizia dalla giungla, finisce in rogo, profughi dispersi ovunque e poi all'interno invece sulle grandi opere, i 30 arresti è un filo con Mafia Capitale,
mentre una notizia dall'internazionale: Cuba, storico all'OMNI, nemmeno gli USA votano l'embargo. Poi Stati Uniti, Trump si aggrappa al caro sanità, torni il mercato, ha detto. Vediamo il Mattino, la grande paura, così il titolo in apertura, la grande paura del terremoto, le due scosse appunto tra Marche e Umbria avvertite in tutto il centro-sud. L'analisi: se il sisma smonta gli 0, dei censori europei. E l'intervista del Mattino, vediamo, nuova faglia ma collegata con Amatrice, così ha detto il vulcanologo. Poi Renzi: non temo il voto, un leader cambia i sondaggi, Sud sgravi al 100% per le nuove assunzioni, il premier a tutto campo dopo la firma del patto per Napoli. Il commento: la sovranità nel destino di un voto. E poi il richiamo Mattarella: le critiche alla UE siano costruttive. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, quindi forti scosse, trema ancora il centro Italia, così titola la Gazzetta, paura e fuggi a Roma, Fabriano 8 feriti, uno avviso, centri al buio, linee elettriche KO giù chiesa a Norcia, danni nelle aree colpite il 24 agosto alle 19, poco dopo le 19, la prima di magnitudo 5.4 e poi ricordiamo alle 21.18 quella di 5.9. Ed ancora l'Europa: non vi bastonerò, Mattarella frena il premier sull'eccesso di critiche, l'Unione slitta l'aumento dell'IVA ma dal 2018 salirà al 25%. Il progetto dell'acquedotto pugliese mira a diventare gestore unico del Sud. Poi, per quanto riguarda il credito, la Pop Bari si prepara alla sfida della SPA, come abbiamo già visto prima. Poi l'Unità: l'Italia trema, notte di paura, due scosse di terremoto, 5.4 e 5.9, con epicentro nelle Marche, feriti, molti danni, paesi isolati, il sisma avvertito anche a Roma, Napoli, Firenze e perfino a Bolzano, Curcio, condizioni difficili. Sì alla legge, più diritti per i minori stranieri non accompagnati, questo è il titolo della fotonotizia in centropagina. E se fossero i nostri bambini, questo è l'interrogativo. Nel taglio basso, nuove risorse per mamme e giovani nella legge di bilancio. E poi Napolitano, reciproco rispetto fra i sì e i no. La Verità in apertura: la gente assediata dai ladri usa Facebook per difendersi, quindi cambia l'apertura la Verità, il quotidiano, quindi con la Repubblica dei furti. Poi in centropagina parla il procuratore di Vicenza: è vero, su Zonin e BPV, magistratura tiepida, però per anni ai soci è andato bene tutto. E poi la sentenza a Roma, malati tutti insieme, 767 vigili a Capodanno, i giudici coincidenza. Nel taglio basso vediamo tangenti per l'alta velocità mai realizzata, indagato il figlio dell'ex ragioniere dello Stato. Non mi ricordo in che maniera sono laureato, ma parlo quattro lingue, ha detto. E ad ora ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Luca Mennella di inmeteo.net. Eccoci rientrati, seconda parte di Mattino 6 in apertura. Ci colleghiamo telefonicamente con il sottosegretario alla presidenza della giunta Mario Mazzocca per vedere con lui qual è la situazione e quali sono le verifiche che stanno effettuando e che effettueranno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto, qual è la situazione nel territorio abruzzese? Ma fortunatamente non è paragonabile a quella del 24 agosto. Noi abbiamo
fin dalle prime ore è stata l'operativa in stato di emergenza, abbiamo avviato da subito le verifiche e collaborazioni con i sindaci dei paesi già colpiti dal terremoto del 24 agosto, quindi Montreale, Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Colognaleto, e quindi anche attraverso le forze dell'ordine, i carabinieri, i vigili del fuoco, non abbiamo registrato danni al momento della natura scossa e neanche nei primi momenti della seconda. Stiamo facendo ulteriori verifiche attraverso delle squadre di volontari che abbiamo inviato fin dall'inizio per il monitoraggio che sta accadendo. Per quanto riguarda invece le infrastrutture cosiddette strategiche, in particolar modo le dighe di Campotosto, Bomba e Casoli, non sono state evidenziate danni, ma le verifiche sono attualmente in corso e si avvieranno nei prossimi 3 ore. Anche per quanto attiene l'infrastrutturazione ferroviaria non ci sono problemi, e sembrerebbe anche da parte di Enel per l'infrastrutturazione elettrica le verifiche si stanno sbando. E questo è un po' il quadro della situazione. Io sono convalescente per un intervento dentario programmato da tempo, ma sono in contatto costante con la sala operativa che è in stato di emergenza, come dicevo, fin dai primi minuti. Si sente, le auguriamo intanto una buona guarigione. Sottosegretario, un'altra cosa, lei qual è il territorio in Abruzzo più colpito? Diciamo che gli effetti della scossa sono stati un po' diversi rispetto a quello del 24 agosto, perché sono stati avvertiti su un territorio molto più vasto e soprattutto anche in località costiere che tipicamente non sono proprio deputate a sentire questi effetti, perché hanno una situazione logica, il livello di assorbimento delle scosse è diverso rispetto a zone montane. E gli effetti stanno valutando in queste ore, noi svolgeremo come protezione civile un primo momento, un briefing della missione ore avanzata per verificare tutta una serie di situazioni. Intanto la tipica richiesta che si richiede dal nazionale per essere pronti a supportare le altre regioni, base a quel principio di solidarietà che regola tutta la struttura di protezione nazionale. Ci stiamo riflettendo perché vorremmo prima ben capire qual è la situazione della nostra regione, e nella consapevolezza che almeno la metà delle nostre dotazioni, come colonna mobile regionale, sono ancora in giro per territorio abruzzese, come ente ed altre. E poi secondariamente, stiamo lavorando da un po', bisognerà intensificare questo lavoro teso a farci trovare pronti da questo piano Casa Italia che il governo sta lanciando sul tema della prevenzione, ovvero che arriva l'attività con le forze vive che noi abbiamo in regione, a partire dagli ordini, dall'accademico, per procedere felicemente a ciò che non si è fatto finora e non si è fatto nei decenni precedenti, però a una caratterizzazione precisa e cristallizzata dello stato di salute dell'edilizia storica, a partire magari da quella strategica, ma poi spingendo anche quella minuta, un lavoro che non sarà un termine breve ma quantomeno medio, ma è un lavoro che ormai incombe ed è doveroso. Bene, la prevenzione prima di tutto, quindi conferma anche purtroppo questo
ennesimo, questo secondo terremoto in poco più di un mese e mezzo. Io la ringrazio, le auguro una buona guarigione e poi magari ci sentiremo nel corso della giornata, in questi giorni, per vedere gli ulteriori aggiornamenti. Grazie, grazie, grazie. E come confermato, quindi il territorio, anche questa volta il territorio più colpito è il territorio teramano. Con noi in diretta telefonica il primo cittadino, il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, allora intanto qual è la situazione? Torna la paura a Teramo, ieri tanta gente in strada che poi è tornata anche a dormire dentro le macchine. Sì, la paura è stata tanta, attualmente non ci risultano danni alle strutture, però c'è molta ansia, c'è molta preoccupazione, c'è molta paura. Noi ieri sera, diciamo, dopo aver preso la decisione di chiudere le scuole a titolo precauzionale perché la giornata di oggi fosse disponibile per i tecnici per fare le verifiche in tutti i nostri edifici scolastici, e poi alla seconda scossa abbiamo aperto la centrale operativa comunale e abbiamo aperto 4 aree di accoglienza, così come prevede il nostro piano di protezione civile. Aree sorvegliate con assistenza da parte della protezione civile, con assistenza da parte della Croce Rossa e delle forze dell'ordine che vigilano in queste 4 aree tutte piene. Tanta gente ieri sera, diciamo, viaggiava verso la costa, perché magari sulla costa del mare si sente meno, sul mare si sente meno il terremoto, però insomma ci sono state 3 scosse sopra 4 gradi avvertite bene a Teramo, quindi sicuramente la paura è tanta, quindi non, diciamo, non bisogna creare allarmismi, però bisogna mantenere alta l'attenzione. Noi stamattina ci dedicheremo alle verifiche, resta aperta la centrale operativa e poi all'esito di queste verifiche nella giornata di oggi decideremo cosa fare per domani. Ecco, lei è stato anche il primo a chiudere giustamente le scuole, quindi ferme le attività scolastiche, d'altronde in tutta la regione è così oggi. Dagli esperti, ieri ha potuto sentire qualcosa, avere qualche commento? Ma guardi, io ieri sera ho fatto una riunione intorno alle 8 con la protezione civile del comune. Ieri sera era impossibile fare qualsiasi verifica, però danni non risultano, perché io sono stato in contatto continuo con Sua Eccellenza il prefetto, con il comandante dei vigili del fuoco, non ci sono state chiamate vigili del fuoco per evidenziare danni, per cui ritengo che non ci sono stati, perlomeno ieri sera, danni alle strutture. È chiaro che adesso c'è bisogno di un'attenta verifica. Ho chiamato ieri sera il presidente D'Alfonso, ho chiesto di avere personale per la giornata di oggi per poter, insomma, andare a fare tutta una serie di verifiche puntuali alle strutture pubbliche, ma non solo. Insomma, ripeto, credo tanta paura, sicuramente tanta preoccupazione. È un evento che non ci, diciamo, che ci tiene un po' sulle corde oramai da diverse settimane, no? Poco più di 2 mesi che c'è stato il famoso terremoto di Amatrice, però insomma mi sembra che la situazione è una situazione che va monitorata. Insomma, io non sono un esperto, quindi non lo voglio essere, però sicuramente come sindaco sicuramente c'è preoccupazione. Bene, la ringrazio sindaco, le auguro una buona giornata e buon lavoro soprattutto per le verifiche che poi andrà effettuando e farà effettuare nel giro della giornata, insomma. Grazie. Buona giornata. E noi andiamo avanti, lo facciamo vedendo le pagine interne dei quotidiani regionali. Dal centro vediamo terremoto, torna l'incubo, l'Italia trema ancora, paura e distruzione, 2 scosse alle 19.11, alle 21.18, la prima, come abbiamo visto, di magnitudo 5.4, la seconda 5.9, epicentro tra Marche e Umbria, crolla il campanile di Camerino, un ferito. E poi nel taglio basso, in Abruzzo oggi
chiuse scuole e università, ecco l'elenco riportato dei comuni che hanno sospeso le lezioni, danni nel parcheggio dell'Ateneo a Pescara. E poi la vediamo qui qualche foto appunto di quanto accaduto e poi ancora sisma innescato da effetto domino, la nuova faglia attivata sull'Appennino, quelli colpiti sono tutti paesi alle pendici dei Monti Sibillini. E prima di andare avanti ci fermiamo nuovamente perché con noi abbiamo tra poco avremo con noi il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Buongiorno presidente. Buongiorno. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il presidente della Regione, come detto. Presidente, buongiorno. Sì, io l'ascolto e potrei dire anche che vi vedo. Ok, benissimo, quindi ci sentiamo. Lei mi vede, io no, però sono contenta di sentirla, anche per sentire un commento, insomma, di quanto è accaduto, dell'incubo più che altro, per fortuna, nella Regione Abruzzo. Facciamo una valutazione. Intanto voglio partire da dove io ho ascoltato, non da solo la scossa verificato, preso atto della scossa tellurica di ieri delle 19:10 e poi di quella che è seguita. Mi trovavo a Palazzo Chigi con Errani, con Curcio, con i tre colleghi presidenti di giunta regionale e con il presidente emerito di sezione del Consiglio di Stato Zaccardi. Ci stavamo preparando per andare alla Commissione Bilancio del Senato per favorire la conversione in legge del decreto legge sulla ricostruzione del terremoto, quello del 24 di agosto. Eravamo appena stati da Cantone per la firma di un protocollo collaborativo quando si è verificata quella potente scossa tellurica. A quel punto ci siamo indirizzati verso le nostre regioni raccogliendo da subito le informazioni e un quadro, diciamo, tecnico di ciò che ci veniva rappresentato dalle strutture di protezione civile regionale. Abbiamo subito verificato attraverso i nostri sistemi di informazione, di raccolta dati, che non c'erano né lesioni, né danni, né criticità, almeno nella Regione Abruzzo, sia dal punto di vista dell'edilizia pubblica ed istituzionale che del patrimonio viario, autostradale e anche delle infrastrutture che erogano energia elettrica. La stessa cosa purtroppo non si è potuto dire per quanto riguarda le Marche e l'Umbria. Io voglio anche evidenziare come questa mattina, attraverso i servizi preposti, attiveremo una verifica dei due invasi idrici, non solo con funzione di raccolta idrica, ma anche di produzione idroelettrica di Campotosto e di Penne, faremo fare delle verifiche ulteriori. Come si reagisce in questi casi? Entra in campo il piano di protezione civile comunale, per fortuna in Abruzzo tutti i comuni si sono dotati di questi piani, per merito sia dei comuni che della protezione civile regionale e nazionale e anche delle strutture di volontariato, che consente alle persone di essere assistite in caso di difficoltà o di disastro o di pericolo. E dall'altra parte c'è un piano invece che riguarda gli investimenti concernenti l'edilizia pubblica istituzionale, e voi sapete che su questo è da tempo in corso un piano che sta ripristinando agibilità e potenziando le strutture. Esiste un tema, non solo in Abruzzo e nell'Appennino, ma in Italia, della resistenza sismica delle strutture destinate a erogare servizi pubblici, penso a scuole, a municipi, anche a strutture complessivamente dedicate a servizi pubblici. Su questo il governo si sta dotando, e lo vedremo nella legge finanziaria di dicembre, di coperture finanziarie progressive e pluriennali che vanno sotto il nome di Piano Casa Italia. Si prevedono per 10 anni le risorse occorrenti per fare in modo che tutta l'edilizia pubblica venga messa in resistenza sismica. Bene, presidente, la ringrazio. E sicuramente avranno ascoltato queste sue promesse, specialmente i genitori, perché le scuole
sono un attimino quelle le strutture più che preoccupano di più, no? Dove ecco, noi non è che in questo caso abbiamo fatto promesse. Io ho evidenziato un fatto molto semplice, che da 27 mesi a questa parte abbiamo assegnato circa 200 milioni di euro per l'edilizia istituzionale, ma in una regione come l'Abruzzo per esempio ne servono circa 600 di milioni di euro, e questi verranno trovati all'interno di questo piano pluriennale che noi siamo in attesa di rilevare dalla finanziaria che si approva a dicembre, ma in termini pluriennali, perché ci vogliono per l'Italia circa 80 miliardi di euro. Per quanto riguarda l'Abruzzo, noi siamo all'opera sia circa le verifiche, sia circa i potenziamenti, ma da dicembre partirà un grande piano che si chiama Piano Casa Italia. Grazie. Bene, grazie Presidente, grazie. Le auguro una buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Andiamo avanti, vediamo dal Messaggero, quindi terremoto, si ferma Pescara-Atalanta, serrata delle scuole, il sisma marchigiano scatena il panico ma nessun danno, la Gelmini in fuga da Teramo dove partecipava a un evento. E poi vediamo un altro titolo, De Fanis voleva soldi, chiesi consiglio a Varone, i costi della politica nel taglio basso, il Movimento 5 Stelle restituisce 400.000 euro, il PD noi facciamo di più. Passiamo alla prima pagina dedicata a Pescara, la retata, vediamo, apre così il Messaggero con i grandi appalti, raffica di arresti e domiciliari in città. Il pescarese Claudio Sergiacomo, referente della società Tecnolab con sede ad Ortona, in cella gli avezzanesi Giampiero e Jennifer De Michelis, il primo sarebbe l'organizzatore della presunta consorteria. E il contenzioso, revocate l'omologa all'H, i giudici ci pensano, BNL e imprenditori in appello contro il concordato preventivo, il collegio si riserva la decisione. Vediamo all'interno. La contesa, commercialisti al voto, Maria Chiara Rapino, priorità alla trasparenza, alle urne 1060 professionisti per il rinnovo dell'ordine, la lista, la realtà del cambiamento sfida quella di Grossi. E poi preso lo spacciatore di Parco Florida, Carabinieri in azione dopo la denuncia delle mamme che segnalavano la vendita di dosi ai figli di 13 e 14 anni. I militari hanno fermato un 26enne di Città Sant'Angelo mentre cedeva marijuana a uno studente. Arresti in casa. Chiesa contesa, padre Sitko, non rubiamo nulla, ha detto il sacerdote ucraino, piuttosto che litigare, ha detto, preghiamo insieme, questo edificio resta aperto a tutti i cattolici. Nel taglio basso, gli eventi, si parla di ciclismo, il campionato italiano all'interno del trofeo Matteotti, e poi cosa c'è da fare, Anderson suona al Loft, tocco al Museo delle Genti. L'Aquila, vediamo, 3.000 salme da spostare, i nomi su un sito internet, comincia l'operazione di ripristino del cimitero monumentale cittadino, si parte dai 620 loculi della cappella di San Giuseppe de Minimi. Poi il retroscena, CUP e diritto di superficie, odissea per 2.000 nuclei, da evacuare gli alloggi popolari a San Gregorio, Marulli protesta. Vediamo sensori sismici nel Palazzo del Settecento, nel tour organizzato da Officina all'Aquila anche il primo immobile lungo il corso monitorato in caso di terremoto, la città che rinasce, questo il titolo nella pagina dedicata all'Aquila. Ci fermiamo nuovamente perché abbiamo in collegamento telefonico il Presidente della Protezione Civile della Cives di Teramo, lo invitiamo insomma anche a fare un commento su quali faranno, su quali saranno insomma le loro azioni e la loro operatività sul territorio eventualmente, così come è stato per il terremoto del 24 agosto. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
che non è un buongiorno purtroppo, perché è tornata la paura nuovamente. Lei più che mai sa di che cosa si parla, perché poi è sempre sul campo quando accadono purtroppo questi eventi. Ma purtroppo, come dice lei, si sta sul campo a aiutare la popolazione. Noi da ieri sera alle 8 ci siamo attivati con su indicazione della sala operativa. Abbiamo fatto la ritrasmissione sia a Rocca Santa Maria che a Cortino. E mentre eravamo sulla via del ritorno siamo stati contattati dal sindaco di Teramo e dall'assessore Fracassa, che ci ha informato dell'apertura del COC e richiedendo la nostra presenza. Abbiamo avuto due volontari fissi da ieri sera alle 10 fino adesso, anche adesso ci sono due volontari di servizio e tre squadre. Abbiamo fatto una ricognizione nelle aree che sono state predisposte per l'accoglienza. Abbiamo tranquillizzato alcune persone, molte persone che ci chiedevano notizie sul comportamento. Abbiamo girato tutta la notte e speriamo adesso, quello che abbiamo visto, si è calmato questa attività sismica e siamo allertati dalla sala operativa della Regione Abruzzo con una o due squadre per raggiungere i luoghi dell'epicentro. Bene, la ringrazio e le auguro buon lavoro per questa vostra attività sicuramente importante. Finora pare siano 1000 gli sfollati, giusto? Noi non abbiamo notizie lì dalla località, salvo quelle che abbiamo visto o sentito con gli organi di informazione. Noi da ieri sera, come ripeto, siamo allertati dalla sala operativa della Regione Abruzzo per raggiungere quelle località. Bene, grazie Presidente, la ringrazio e le auguro nuovamente una buona giornata e buon lavoro. Buongiorno. Andiamo avanti ancora, pagina del centro dedicata alla regione che apre con la sanità, la profilassi delle malattie infettive. L'Abruzzo è con Mattarella, si avvicina il 95% dei bambini, risultati in linea con quanto auspicato dal Presidente della Repubblica e sopra la media nazionale, i pediatri abbiamo saputo parlare alle famiglie. E poi l'avvio, il 3 novembre inizia la campagna anti-influenzale. Nel taglio basso si parla di referendum, l'inaugurazione del Fla Festival. Renzi il 10 a Pescara sarà la prima volta del Premier. Andiamo avanti con le tangenti, il processo Il Vate, quando De Fanis mi disse che voleva qualcosa per lui, l'ex imprenditore Mascitti ribadisce le accuse contro l'ex assessore regionale e la forestale rivela che Chiodi e Venturoni informarono l'indagato. Vediamo ancora in breve i costi della politica, l'esempio Movimento 5 Stelle, in due anni restituiti 400.000 euro, e poi la riunione annuale Abruzzesi nel mondo a Casoli per 4 giorni. Passiamo nella pagina successiva, il gruppo Espresso, utile a due cifre nei primi 9 mesi dell'anno, più 14 milioni in linea con il 2015, forte avanzo finanziario, 48 milioni. E poi la pagina dedicata alla provincia di Pescara, vediamo che apre con la tragedia al largo di Giulianova, va nelle ricerche fino a ieri sera, quando poi si sono interrotte, del disperso un giovane sub pescarese, il 28enne Matteo Cavarocchi, stava facendo una battuta di pesca con un amico vicino alla piattaforma Squalo. Su questo articolo vediamo il contributo video per vedere appunto come si è svolta la giornata di ieri e le ricerche purtroppo che finora non hanno avuto esito positivo.
Sono ancora in corso le operazioni di ricerca di un giovane sommozzatore disperso da questa mattina alle ore 10 a 12 miglia dalla costa teramana, tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, nei pressi della piattaforma per estrazione di idrocarburi denominata Squalo. A dare l'allarme è stato l'amico che si era immerso con lui e il quale, non vedendolo più riemergere, ha chiamato i soccorsi. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pescara, anche se la base operativa è stata allestita al porto di Giulianova. Il giovane ha 28 anni ed è di Pescara. Nel punto dove si era immerso, la profondità raggiunge i 74 metri. Nella prima fase, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato tutta l'area circostante fino al limite dei 50 metri, oltre il quale non è possibile spingersi. Così, per proseguire le ricerche fino al fondale, i vigili del fuoco e la guardia costiera hanno richiesto l'ausilio di attrezzature specifiche. Il nucleo sommozzatori di San Benedetto del Tronto ha messo a disposizione un robot. Nelle prossime ore giungerà da Catanzaro un altro robot dotato di particolari sonar, capaci di scandagliare al meglio i fondali e richiesto dai vigili del fuoco di Teramo. Tra le ipotesi, i due giovani si sarebbero immersi per effettuare attività di pesca subacquea. C'è il rischio che nel corso della battuta il disperso sia andato incontro a sincope anossica, uno dei pericoli della pesca in apnea, quando, sparando a una preda, si rischia di essere trascinati oltre i 15 metri. L'amico del 28enne, pescarese anch'egli, è stato ascoltato nel pomeriggio negli uffici della Capitaneria di Porto di Pescara. Le ricerche finora non hanno dato esito. In seguito le autorità competenti dovranno valutare se il punto di immersione dei due sommozzatori sia stato conforme alla distanza dalla piattaforma consentita dalla legge. Andiamo avanti, vediamo ospedale, le sale operatorie insufficienti, malati in lista d'attesa con le ossa rotte, cresce il disagio dei pazienti di ortopedia, i tempi per gli interventi chirurgici urgenti si allungano fino a 15 giorni, siamo ancora a Pescara. Poi ruba in corsia, le riprese incastrano una donna ricoverata, il personale di polizia intercetta e blocca una 35enne con il bottino di due furti, è stata denunciata e dimessa nel reparto di medicina. Vende marijuana nel parco Florida, preso lo spacciatore, abbiamo già visto, un 26enne di Città Sant'Angelo, sorpreso dai carabinieri mentre cede un grammo di droga a un minorenne. Investimento a catena in due in ospedale a Montesilvano e poi ladro ripreso a Pescara mentre ruba una bicicletta. Il proprietario diffonde via Facebook le immagini del furto avvenuto martedì pomeriggio in via Muzzi. Vediamo ancora cimitero, preparativi per il 2 novembre, stop furti e raid notturni, servono le telecamere. Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni di lapidi danneggiate, lumini e vasi di fiori scomparsi, una visitatrice, il camposanto è pieno di zanzare, ha detto. E poi lavori in corso per 80.000 euro, il direttore di Attiva, videosorveglianza, bisogna verificare le coperture di spesa, così risponde. Teodoro apre lo scontro sempre a Pescara, oggi la seduta del Consiglio Comunale è dedicata alle modifiche del bilancio, la lista civica annuncia centinaia di emendamenti per bloccare i lavori. Da una parte il capogruppo del PD, Presutti, pronto a lasciare il mio incarico e dall'altra l'assessore al verde pubblico Di Pietro è incinta, gli auguri dei consiglieri. La lettera del sindaco, serve un esame epidemiologico per il fiume sporco. Le caserme della città, gli alloggi dei carabinieri bloccati per altri due anni, slitta al 2018 il finanziamento statale, quindi per completare l'immobile. Ancora 10 milioni per trasferire i vigili del fuoco, vertice della regione per decidere il nuovo sito. Pagina dedicata a Montesilvano, in apertura affitti troppo alti, disdetti contratti, il comune sfratta due associazioni per risparmiare. Strade chiuse, domenica la mezza maratona della Riviera alle vie del Colle. L'inaugurazione poi nel taglio basso, sportello Confcommercio alla Vittoria. Passiamo pagina successiva, scusate, eccoci, siamo a Francavilla, Risco, il nuovo capo è una ragazza di 28 anni, cambio al vertice della società dei tributi e della mensa scolastica, l'incarico di amministrazione va a Baldassarre, Luciani, qui si premiano i talenti. Non pagate le lampade votive a Pianella, provocazione di D'Ambrosio, tariffe alte, cittadini facciano obiezione.
Ed ancora ICO, saltano gli accordi, in mobilità 58 lavoratori, all'anno soltanto 65 addetti conservano il posto 3 anni dopo il passaggio societario. La ASL, sia nuove tacche e risonanza, e poi le escursioni della solidarietà per aiutare Amatrice. Pagina dedicata a Chieti, vediamo in apertura: bimba di 9 anni aggredita da un cane, a casa l'incontrata, la piccola ferita all'occhio, cade e si frattura un polso, il papà la salva, adesso è ricoverata a Pescara. La tragedia in Val di Foro, investito mentre scarica il trattore. Passiamo alla pagina dedicata all'Aquila, sul Mona si ribella, non solo fannulloni, viaggio nel comune degli assenteisti, la rabbia di chi lavora seriamente, le storie, il ragioniere senza titolo e il raccomandato con qualifica inventata. Molestie sessuali, poi nel taglio basso, condannato sacerdote, l'ex parroco di Trassacco deve pagare 18.000 euro a una badante, in passato aveva patteggiato 1 anno. Teramo, la terra torna a tremare, sisma, palestre come punti di raccolta, l'abbiamo visto. Ed ora andiamo alla pagina sportiva, notte da incubo, quindi il terremoto ha colpito anche la gara svoltasi ieri sera, il Pescara in crisi, fa scena muta, i tifosi fischiano, gara da dimenticare, nemmeno un tiro in porta e non c'è reazione al gol partita segnato da Caldara. Ma come dicevo, la partita è stata interrotta per qualche minuto perché proprio, si stava giocando proprio durante la prima scossa, quella delle poco dopo le la seconda scossa, scusate, quella delle 21:18. Ed è con noi al vediamo intanto quindi vediamo abbiamo visto il titolo, vediamo su questo articolo il contributo video. In una serata incredibile con una forte scossa di terremoto che ha portato anche ad una sospensione di 2 minuti della gara, l'Atalanta coglie il massimo risultato con il minimo sforzo, piegando un Pescara mai veramente in partita e ora in crisi. L'Adriatico porta bene agli orobici che anche con il Crotone sul neutro dell'impianto di Via Pepe avevano conquistato l'intera posta. Per la squadra di Massimoddo, 2 passi indietro sul piano del gioco con un capo che fa suonare l'allarme per una formazione ancora alla ricerca della prima vittoria sul campo della stagione. Nelle Pescara Oddo recupera Manai, Muric e Coda, ma solo il primo è in campo. Oddo cambia il modulo e passa al 4-1-4-1. Gasperini squalificato, attua un mini turnover e fa scendere in campo dall'inizio Zukanovic, Freuler e Paloschi. Si comincia davanti a 13.000 spettatori all'insegna dell'equilibrio con le 2 squadre ad affrontarsi nella zona di centrocampo. Al 21esimo c'è una punizione battuta da Aquilani con la palla che termina Manai che di testa mette a lato. Sicuramente più pericoloso al 23esimo Zukanovic che sempre di testa schiaccia a 2 passi da Bizzarri, mancando di pochissimo il bersaglio grosso. Il match stenta a decollare con i 2 attacchi spesso sopraffatti dalle rispettive difese. Il Pescara, chiamato a fare la partita, cerca di fare quel che può, ma al 32esimo, quello che non ti aspetti, con una forte scossa di terremoto che fa scoppiare il panico prima sugli spalti e poi in campo. Momenti di terrore allo stadio Adriatico quando il cronometro segna il 32esimo con la scossa udita distintamente sulle tribune e con alcuni spettatori che scappano dagli spalti. La tribuna balla per oltre 10 secondi con scene di isteria collettiva, considerando che già intorno alle 19 nel capoluogo adriatico si era sentita molto forte anche la prima scossa. Panico tra i giocatori in campo con l'arbitro guida di Torre Annunziata che sospende la gara per farla poi riprendere dopo qualche minuto. Sugli spalti non è più la stessa cosa, mentre inizia anche a piovere. Nel prosieguo del match al 42esimo la squadra ospite con Dramé e poi Caldara sfiora il vantaggio con il difensore che colpisce in pieno la traversa. Dopo l'intervallo si riprende nella ripresa su un campo allentato e con il Pescara che al primo minuto si vede con un tiro alto di Manai. Il terreno pesante non agevola il Delfino che però cerca di avanzare il proprio baricentro, ma al quarto d'ora arriva il vantaggio ospite con Caldara che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo salta più in alto di tutti e mette alle spalle dell'incolpevole Bizzarri.
Ricordo, dopo aver fatto entrare Cristante, getta nella mischia anche Pepe, anche se ad andare vicina al raddoppio la formazione ospite al 22esimo con un tiro di Kurtic che termina di poco sopra la traversa. Il Pescara è spento e spesato con gli ospiti che non devono faticare per arrivare così alla conquista di un successo che porta i nerazzurri a ridosso della zona Europa con il 13esimo punto conquistato nelle ultime 5 gare. Per il Pescara invece buio pesto e domenica prossima a San Siro c'è il Milan. No, confuso no, perché i ragazzi hanno fatto quello che dovevamo fare e lo hanno fatto bene in fase di non possesso, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo preparato. Il problema, la mia paura è esattamente quella, che dopo un certo punto con una squadra giovane come la nostra rischi di perdere autostima, rischi di non essere più capace di fare le cose che fai quando sei spensierato. Ed è questo il rischio più grande. E quello che ho sempre detto, oggi abbiamo avuto la dimostrazione lampante. Abbiamo provato anche a contenere di più, abbiamo provato a fare una partita più sporca e l'abbiamo persa. E non abbiamo neanche giocato e non abbiamo neanche creato. Quindi ripeto e sottolineo che purtroppo noi abbiamo un'unica via che ci può consentire di giocarci le nostre carte, che è quella della nostra filosofia, del nostro gioco. Perché non siamo una squadra come l'Atalanta, come altre squadre capaci di non giocare, di contenere e portare a casa la partita, perché non abbiamo quelle caratteristiche. Abbiamo preso un gol su una palla inattiva dopo 12-13 calcio d'angolo che ci eravamo comportati benissimo, perché in quel momento purtroppo è calata la concentrazione. Per avere un commento anche sulla partita di ieri sera, più che altro su quanto è accaduto allo stadio, la paura vista la scossa e sentita la scossa da parte dei tifosi, la scossa di terremoto delle 21:18, abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Buongiorno, allora ieri paura anche allo stadio durante la partita, i giocatori che si sono accorti soltanto dai tifosi, ecco, che scappavano, che si alzavano, che andavano via di quanto stava accadendo, e poi la polemica da parte dei tifosi appunto che doveva essere sospesa questa partita. Qual è il suo commento? Io dico che la scossa ieri ha colpito un po' tutti, perché quanti non erano allo stadio, quanti erano allo stadio certamente hanno ricordato quella notte del 2009 e altre notti che ci sono state, penso di recente a quella di fine agosto, il terremoto di Amatrice. Poi certamente anche il popolo radunato all'Adriatico ha vissuto dei momenti di paura, però poi insomma tutto è rientrato, anche perché il senso del terremoto è chiaramente non cedere alla paura e quindi continuare con le attività ordinarie di tutti i giorni. Per cui francamente credo che sia il caso di concentrarsi sulla prossima partita piuttosto che su questo piccolo e circoscritto episodio che insomma per quanto mi riguarda è già archiviato. Chiuse le scuole a Pescara, così come in tutto il territorio abruzzese. Effettuerete delle verifiche? Quando? Le verifiche stanno cominciando sin da ora, è una decisione che abbiamo ampiamente condiviso con i sindaci, anche con i vertici della protezione civile, sostanzialmente delle vigili del fuoco, al fine di svolgere ogni idonea analisi sugli effetti sulla statica degli edifici coinvolti. Bene, la ringrazio sindaco, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Salve. Torniamo allo sport, dalla pagina sportiva il Teramo, la Lega Pro, quindi Nofri cambia il Teramo per iniziare la risalita, i biancorossi sabato a Gubbio contro gli Umbri che soffrono in casa, il presidente Campitelli è sempre alla ricerca di un direttore sportivo. E torniamo al terremoto in chiusura, perché torna la paura
anche a L'Aquila per quanto riguarda l'Abruzzo, aquilani che hanno dormito in strada nuovamente a poche settimane appunto dal terribile sisma del 24 di agosto. E con noi in diretta telefonica la nostra collega della redazione dell'Aquila, Germana D'Orazio. Germana, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori di TV6. Buongiorno, dicevo che mi confermerai sicuramente, tanta gente, se non la maggior parte, ha dormito in strada anche all'Aquila. Gli aquilani cosa dicono e come commentano questo ennesimo terremoto? Beh, ti confermo il fatto che tantissima gente è stata in strada, ma direi forse l'80% della popolazione non ha dormito nelle proprie case, e compresa me, la verità è anche questo, visto che sono qui. La gente è impaurita, purtroppo sono i mostri che si risvegliano, quelli di un terremoto e di una piccola sequenza come quella che c'è stata ieri sera, che ha fatto davvero tremare tutti, perché all'Aquila si è sentito tutto molto molto distintamente. Non sono stati rilevati danni alle cose, alle case, agli immobili, per fortuna, ma la paura è davvero tantissima. Di certo, rispetto probabilmente ai tempi passati, c'è una maggiore consapevolezza, la consapevolezza che passare una notte fuori in via preventiva non fa male a nessuno, non danneggia nessuno, ma può forse salvare la vita. Gli animi sono assolutamente tesi. Chiaramente la città è già ridiventata una città fantasma nel momento delle due scosse. Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri il centro storico, che era pieno di gente, si è immediatamente svuotato, e la paura è stata davvero tanta. Peraltro era appena finito un evento importante anche nell'auditorium di Renzo Piano, la grande struttura, peraltro antisismica, ma molto grande, in evidenza in centro all'Aquila, e gli addetti ai lavori che erano rimasti lì hanno visto veramente muoversi i pannelli, tremare tutta la struttura, una struttura di legno con degli ancoraggi in acciaio che ha praticamente fatto risentire la sua voce scricchiolando in ogni parte. Comunque, per fortuna, solo tanta paura e nessun danno. E adesso la città ricomincia, vediamo che cosa succederà oggi, speriamo bene. Bene, grazie Germana, per quanto possibile ti auguro una buona giornata, visto che hai detto che hai dormito anche tu in macchina e ci dispiace. Grazie Germana, buona giornata. Tanto a voi e buona giornata a tutti i telespettatori. E l'appuntamento con Mattino 6 termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.